quindi questa sera presentiamo il libro di Marco Travaglio, è stato La Mafia, edito da Chiare Lettere. Marco Travaglio è già pronto, è già il suo microfono, accogliamolo con un applauso. Il libro di Marco Travaglio è la trasposizione su carta praticamente di quello che è uno spettacolo che Marco Travaglio sta portando in giro nei teatri italiani con la partecipazione straordinaria di Isabella Ferrari, credo sia omonimo lo spettacolo, e lo sentirete voi, l'autore con una precisione diaristica, proprio giorno per giorno e con una precisione fotogramma per fotogramma ricostruisce una storia lasciando poi al lettore la valutazione rispetto a una questione, la trattativa Stato-mafia, che sicuramente è una questione molto spinosa. Io a questo punto mi fermo, ti lascio direttamente la parola. Bene, buonasera, grazie agli organizzatori, grazie a voi per questa partecipazione, grazie al vento freddo. Prometto che parlerò un'oretta, direi, non di più, poi se avete delle domande, non siete ancora ibernati, risponderò alle domande. Ma dunque, è inutile che vi riassuma il libro, perché la vicenda della trattativa fra lo Stato e la mafia, che tra l'altro è proprio d'attualità bruciantissima, ieri è stato deciso definitivamente che il Presidente della Repubblica dovrà andare a testimoniare, o meglio, riceverà nel suo ufficio i giudici e gli avvocati e i pubblici ministeri perché lo ascoltino come testimone. Oggi sono state depositate in un processo a Palermo delle carte letteralmente agghiaccianti che riguardano l'ex generale Mori, che lo dipingono come tutt'altro che quel carabiniere fedele allo Stato che lui vorrebbe accreditarsi, ma lo dipingono invece come un uomo che fin dai primi anni 70 ha fatto parte dei servizi segreti, purtroppo deviati. Anche se poi sul concetto di deviazione ci sarebbe molto da discutere, perché deviati rispetto a cosa, visto che quasi sempre i nostri servizi segreti, invece di fare gli interessi dello Stato, fanno gli interessi dei criminali che mettono le bombe e fanno le stragi, quindi forse dovremmo arrivare alla conclusione che i deviati erano Falcone, Borsellino e gli altri, insieme ai loro uomini di scorta, che credevano di rappresentare uno Stato che la mafia la trattava come un nemico, non come un interlocutore per trattative e patti. Ma in ogni caso, insomma, il tema è molto attuale. Sta per uscire anche un film di Sabina Guzzanti, c'è un processo, anzi ce ne sono due, un corso a Palermo, uno in primo grado, l'altro in appello, e però qualcuno si potrebbe anche domandare che senso abbia... No, gliel'avevo detto in macchina delle campane, era preparato. È quella delle 9, quindi abbiamo mezz'ora di autonomia fino alle 9:30. Ogni quarto d'ora? Ah, bene. Così non sforo, esatto, è come la pubblicità nelle televisioni. Dicevo, uno potrebbe anche domandarsi che senso ha parlare di queste cose nel 2014, visto che sono accadute ormai 20 anni fa. Abbiamo un Presidente del Consiglio così giovane, che sicuramente all'epoca della trattativa era molto più giovane di quanto non sia giovane adesso, perché adesso ha 39 anni, quindi 39 meno 22 fa 17. E quindi andava al liceo e che quindi certamente non ha messo le mani e non ha potuto lasciare impronte in quella stagione, e tutto sembra essere cambiato, e quindi di che ci occupiamo? Di archeologia, lasciamo che se ne occupino gli storici, queste sono cose del passato. Chi lo pensa ha della mafia o delle mafie un'idea un po' bizzarra, e cioè che quando uno fa un accordo con la mafia, fa l'accordo, poi insomma è come salire su un taxi, pagare la corsa, alla fine della corsa uno scende
sistema il conto col tassista e se ne va. Non è così. Quando uno sale sul taxi della mafia, poi non scende più. Le porte sono chiuse, sono sigillate, e continua a pagare sempre. E se smette di pagare, immediatamente scatta la rappresaglia. Immaginate questo quadro applicato non a una singola persona, quindi non stiamo parlando di una singola persona che tratta con la mafia, qui stiamo parlando di uno Stato che tratta con la mafia, o meglio di alcuni rappresentanti dello Stato che per conto dello Stato trattano con quello che si chiama l'antistato. A Cosa Nostra interessa lo Stato, non interessa il tizio che c'è lì davanti a rappresentarlo, quello può morire, ne può arrivare un altro. L'importante è che quelli che arrivano dopo ricevano le consegne da quelli che c'erano prima, perché continuino a mantenere gli accordi presi. Altrimenti, se lo Stato non mantiene più gli accordi, non li mantiene più nemmeno la mafia. E quali erano gli accordi? Forse qualcuno ha notato che nel 92-93 la mafia fece molte stragi, venivano prima ricordate. Prima uccise un politico, Andreottiano, nel marzo del 92, si chiamava Salvo Lima. Chi ha visto il film Il Divo è quello con i capelli tutti bianchi che viene assassinato sul litorale di Mondello, vicino Palermo, europarlamentare, uomo capo degli Andreottiani siciliani. Poi uccide Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta sull'autostrada di Capaci. Poi 57 giorni dopo uccide Paolo Borsellino in via D'Amelio, sempre con gli uomini della scorta. Poi nell'autunno del 92 uccide uno dei due esattori, i famosi cugini Salvo, quello che era rimasto vivo, l'altro era morto di cancro, Ignazio Salvo. E poi nel 1993 comincia ad attaccare anche sul territorio fuori dalla Sicilia, nel continente, e quindi butta giù dei monumenti, dei simboli del patrimonio architettonico, artistico, religioso, culturale. Prima la Torre dei Pulci in via dei Georgofili a Firenze, attigua al Museo degli Uffizi, poi a Milano il padiglione di arte contemporanea in via Palestro, e contemporaneamente la stessa notte, 27 luglio del 93, due basiliche romane, la Basilica di San Giorgio al Velabro e la Basilica di San Giovanni in Laterano. Dopodiché progetta un altro attentato che fallisce per un guasto all'innesco dell'autobomba che era stata sistemata nel parcheggio dello Stadio Olimpico di Roma una domenica pomeriggio al termine di una partita di calcio della Roma, proprio nel luogo dove venivano posteggiati gli autobus dei carabinieri che prestavano servizio d'ordine alla partita. Per puro caso, per un guasto all'innesco, l'autobomba non esplose. Doveva esplodere tra la fine del 93 e l'inizio del 94. I killer che erano stati mandati a Roma a imbottire di tritolo la macchina e a farla esplodere ebbero l'ordine di rimanere per riprovare con la stessa autobomba, ma con un innesco che funzionasse, in una domenica successiva. Dopodiché non ricevettero più nessun ordine, quindi dopo qualche settimana se ne tornarono a Palermo. La mafia aveva deciso di non sparare più e da allora non ha sparato più. Dopo 2 anni di stragi, improvvisamente, così come erano cominciate, le stragi si interruppero e sono passati 21 anni dall'ultima strage consumata, 20 anni dall'ultima strage tentata e fallita, e la mafia non ci ha nemmeno riprovato. Qual era quindi la contropartita della trattativa? Il fatto che la mafia smettesse di fare le stragi, e la mafia, devo dire, è stata ai patti, non ha più sparato. Che cosa ha dato lo Stato in cambio di 21 anni, 22 anni di pace? Questo è il problema che ci dobbiamo porre, perché
se capiamo che cosa ha promesso lo Stato e poi che cosa ha mantenuto lo Stato in questi 22 anni, capiamo anche che se smette di pagare quelle cambiali che ha firmato nel 1992-93, Cosa Nostra ricomincia con le stragi. E qualche avvisaglia di nervosismo c'è, perché c'è Rina dal carcere che dice: se comandassi ancora io ucciderei immediatamente il procuratore Nino Di Matteo, che sta facendo il processo per la parte già depositata degli atti sulla trattativa e sta facendo delle indagini che vanno oltre gli atti che sono stati depositati. Per fortuna Cosa Nostra non ha più un capo unico come ai tempi della cupola, si è fatta furba, ha preso esempio dall''Ndrangheta che non ha un capo unico, ha tanti capi che custodiscono ciascuno i segreti della propria 'ndrina, la cosca, e quindi è più difficile risalire da uno che parla a tutta l'organizzazione, perché ci sono tante cellule molto parcellizzate. È lo stesso modello che adotta il terrorismo islamico. Al-Qaeda non è un'organizzazione centrale dove tutti i capi mettono in comune le decisioni, sono varie cellule che decidono sul loro territorio quello che devono fare. Quindi Rina vorrebbe tornare alle stragi, ma altri capi che sono liberi hanno deciso che ancora non è il momento, che ancora conviene mantenere questa pace e vedere se questo trapasso tra la Seconda Repubblica a un nuovo sistema, dopo la fine del ventennio berlusconiano, sarà un trapasso traumatico, cioè se ci sarà una vera svolta, un vero rinnovamento, se, tanto per cambiare un po', i politici ricominceranno dopo 20 anni di sonno a combattere la mafia, oppure se continueranno a conviverci come in questi 20 anni di trattativa. Nel caso in cui decidano di combatterla seriamente, la mafia ovviamente non mancherà di rispondere con i suoi metodi. Se invece decideranno di continuare sull'andazzo di questi 20 anni, Cosa Nostra se ne starà tranquillamente in pace a farsi gli affari suoi. E quando dico a farsi gli affari suoi, dico a farsi degli affari d'oro. Noi siamo un paese dove 3 regioni sono sotto il controllo della criminalità organizzata, dove in certe regioni, in certe zone d'Italia, non solo al sud, i politici per avere voti li devono comprare dai mafiosi, e siamo un paese dove le organizzazioni criminali sono le uniche aziende floride in un paese dove le aziende chiudono. I mafiosi sono gli unici imprenditori, gli unici finanzieri liquidi, sono gli unici in grado di investire, sono gli unici in grado di mettere in piedi attività lecite per riciclare i soldi che hanno costruito illecitamente con il racket delle estorsioni, con il traffico di droga, con il traffico di armi, con il traffico di esseri umani e con altre attività tipiche della criminalità organizzata. Scusate, ogni tanto, oltre al disturbo della campana, c'è anche il fatto che io sono un po' come i dottori, sono reperibile fino alle 11 quando chiude il Fatto Quotidiano, e quindi ogni tanto mi chiedono delle cose. Allora, questa è l'attualità di questo tema, perché siamo in una fase di passaggio, esattamente come eravamo in una fase di passaggio nel 1992. Ed esattamente come eravamo in una fase di passaggio nel 1945, quando finì la guerra, se ne andò il fascismo e arrivò la Repubblica. Sapete che nel 1945 Cosa Nostra giocò un ruolo di primo piano, o meglio, l'aveva già iniziato a giocare nel 1943, quando sbarcarono gli alleati, e in Sicilia per sbarcare dovettero trovare delle guide per addentrarsi nella Sicilia,
e le loro guide erano i mafiosi. Lucky Luciano, mafioso italo-americano, andò in Sicilia apposta a gestire queste guide che erano i mafiosi e che aiutarono gli americani a prendere la Sicilia, naturalmente non gratis. In cambio poi i boss mafiosi furono nominati sindaci di vari paesi, di varie città, e quando sembrò che gli italiani volessero cambiare, e cioè alla vigilia delle elezioni del 48, il primo maggio del 48 ci fu la strage di Portella della Ginestra, dove Cosa Nostra fece sapere che il cambiamento doveva fare i conti con Cosa Nostra. Dopodiché diciamo che Cosa Nostra si è sempre trovata bene con la politica italiana negli anni 50, negli anni 60, quei rari processi che si facevano si concludevano con sentenze di insufficienza di prove, spesso perché veramente le prove era difficile trovarle, non è facile trovare le prove nei processi di mafia, i testimoni non parlano perché sono terrorizzati, se no li accoppano. I membri dell'organizzazione sono omertosi per definizione, perché se parlano li accoppano. Le armi le bruciano, i cadaveri li sciolgono. La gente sparisce così e la chiamano lupara bianca. È facile trovare prove e impronte digitali dei reati di mafia. Sono bravi i mafiosi. La criminalità è organizzata e noi no, dicevano a Murri e Verde con una famosa battuta. La criminalità è organizzata, molto bene. Quindi si sono sempre trovati bene negli anni 50, negli anni 60. Gli anni 70 hanno cominciato a incontrare qualche magistrato che voleva combatterla sul serio, la mafia, e allora saltavano i magistrati. Scaglione nel 1970 fu il primo di una lunga serie. Magistrati, carabinieri, poliziotti, giornalisti, sindacalisti, politici anche. Ci sono stati anche dei politici che combattevano la mafia e di solito sono saltati in aria. Però erano sempre dei singoli che infatti venivano spazzati via. Quello che cambiò la storia fu a metà degli anni Ottanta, quando nacque il pool di Palermo, cioè quando i magistrati invece di agire singolarmente si misero insieme con un pool che era più difficile da scardinare, perché se ne ammazzavano uno restavano gli altri a continuare il suo lavoro. E questa fu la grande intuizione di Rocco Chinnici, e poi quando fu ammazzato Rocco Chinnici di Antonino Caponnetto, che andò giù a prendere il suo posto circondato da fuoriclasse come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri. E poi ci fu anche un colpo di fortuna, e cioè successe quello che nessuno fino a quel momento poteva immaginare, e cioè dei capi mafia che decidevano di parlare. Perché decidevano di parlare? Perché erano legati alla vecchia mafia, la mafia palermitana, la mafia col colletto bianco, coi guanti gialli, la mafia di Stefano Bontade, la mafia che frequentava i salotti. Era successo che da Corleone, cioè dalla montagna, erano scesi giù i corleonesi con dei metodi molto più ruvidi, molto più truculenti, senza alcun codice, e avevano fatto secchi tutti i vecchi mafiosi nella guerra di mafia tra l'81 e l'83, e avevano preso il potere a Palermo. E allora quelli legati alla vecchia mafia, quelli che non erano stati uccisi perché erano scappati all'estero come Buscetta, decisero di parlare, Buscetta decise di parlare, un altro era clandestino, nascosto da Totuccio Contorno, parlarono Buscetta, Contorno e Calderone. Calderone gli avevano ammazzato il fratello, lui era sopravvissuto. In tre parlarono e raccontarono vita, morte e miracoli della mafia, compresi i delitti che avevano fatto loro. E grazie al racconto dall'interno che faceva venire meno l'omertà e finalmente portava le prove che prima o non si trovavano o si faceva finta di non vedere, Falcone, Borsellino e il pool misero in piedi il maxi processo. Maxi processo perché arrestarono centinaia di mafiosi, mafiosi con la coppola e la lupara, ma anche mafiosi politici. I cugini Salvo furono arrestati. Erano politici e mafiosi, andreottiani naturalmente,
erano gli esattori per conto dello Stato delle tasse in tutta la Sicilia. Lo Stato li incaricava ogni anno di raccogliere le tasse, loro le raccoglievano, erano anche molto persuasivi quando raccoglievano le tasse perché erano mafiosi, lavoravano per lo Stato si prendeva 100 e tutto il rimanente se lo tenevano in salvo, che infatti erano ricchissimi. Furono arrestati loro, fu arrestato Vito Ciancimino, che era un altro anfibio, dalla cintola in su era politico e dalla cintola in giù era mafioso. Era il figlio di un barbiere di Corleone, aveva passato l'infanzia con Rina e Provenzano, era amico intimo dei capi della mafia corleonese, era stato sindaco, era stato assessore ai lavori pubblici, aveva distrutto Palermo, devastando tutti i villini liberti per erigere dei grandi grattacieli. Negli anni 60 la famosa speculazione edilizia, il sacco di Palermo, e fu arrestato da Falcone e Borsellino, i quali non arrestavano soltanto i killer, arrestavano anche i politici mafiosi. Si fece il primo grado, furono tutti condannati, si fece il processo d'appello, furono tutti condannati. La mafia non è che è stata a guardare. La mafia ha deciso prima di vendicarsi politicamente, di punire la Democrazia Cristiana che non aveva bloccato Falcone e Borsellino, semplicemente facendole mancare i voti alle elezioni del 1987, Cosa Nostra invece di votare DC vota per i socialisti e per i radicali. Perché? Perché stavano facendo una campagna contro i giudici, addirittura un referendum sulla responsabilità civile dei giudici. Ai mafiosi gli piaceva questa idea che a pagare fossero i giudici invece dei delinquenti e quindi li hanno subito votati. Gli piaceva il programma proprio, ecco, dei socialisti e dei radicali. Marco Pannella, questo personaggio secondo me nefasto che continua a imperversare nella politica italiana, portò la tessera onoraria del Partito Radicale a Michele Greco, detto il Papa, che era il capo della cupola mafiosa, messo lì da Totò Riina. Dato che i democristiani non riuscivano più a controllare la situazione perché i giudici erano diventati troppo bravi, si decide di dargli un'ultima possibilità. O riuscivano a far annullare il maxi processo in Cassazione, visto che il primo grado e l'appello erano andati malissimo per i mafiosi e rischiavano di passare tutti i loro giorni restanti in galera, oppure si sarebbero presi dei provvedimenti. A quel punto succede una cosa. Voi sapete che in Cassazione i processi di... Voi sapete, magari qualcuno se lo ricorda, in Cassazione i processi di mafia li gestiva la prima sezione penale e la prima sezione penale era presieduta da un giudice chiamato Corrado Carnevale, che i giornali avevano ribattezzato l'ammazza sentenze perché quando gli arrivava una condanna di mafia trovava il modo di annullarla anche perché mancava un timbro, un numero di pagina, un vizio di forma. Qui erano in una botte di ferro. Quando il processo fosse arrivato in Cassazione, la Democrazia Cristiana, gli Andreottiani, Salvo Lima, i cugini Salvo, avevano promesso che sarebbe finito nel nulla, come sempre, che ci sarebbe stato l'annullamento e i boss sarebbero tornati felici e contenti a casa loro. Però alla fine del 91, e la sentenza era attesa per la gennaio del 92, alla fine del 91 giungono notizie un po' preoccupanti per i mafiosi. E cioè Falcone ha smesso di fare il magistrato, ha deciso di andare a combattere la mafia dall'interno della classe politica e quindi è riuscito a farsi nominare dirigente del Ministero della Giustizia col ministro Martelli, dentro il governo Andreotti. E diciamo che si è messo a pervertire i politici, è riuscito a convincere Martelli a istituire la rotazione dei presidenti della Cassazione, non sarà più sempre soltanto Carnevale a presiedere i processi di mafia in Cassazione. Notizia estremamente preoccupante il fatto che la Cassazione quella volta per giudicare il maxi processo non avesse come presidente Carnevale ma un altro. I mafiosi giustamente dal loro punto di vista si preoccupano e organizzano delle riunioni. Tutta la cupola si riunisce sulle campagne di Enna nel dicembre del 91, fanno due o tre riunioni, Riina, Provenzano, Tiglia, Messina Denaro, tutti, sono una trentina di boss che arrivano da tutta la Sicilia a Enna. Casualmente a Enna, questo risulta dagli alberghi dove avevano le stanze,
soggiornano negli stessi giorni uomini dei servizi segreti e uomini delle versione nera, neofascisti, che avevano già dato il meglio di sé negli anni 70, ai tempi delle stragi fasciste. Sono tutti a Enna in quel periodo, chissà perché. I mafiosi e i loro consulenti dei servizi e delle versione nera, c'è anche qualche piduista, tanto per non sbagliare, si riuniscono per decidere che fare nel caso in cui lo Stato non mantenesse i patti, e cioè lasciasse condannare in Cassazione i mafiosi. E decidono che se ciò avverrà, uccideranno i politici che hanno tradito gli impegni, per intanto. E poi non si fideranno più di nuovi politici che faranno delle promesse e che poi magari non le manterranno. Stavolta entreranno direttamente loro, con dei loro movimenti politici, dentro le istituzioni regionali e nazionali, per essere protagonisti in prima persona, non dover più fare trattative con altri, rappresentare se stessi in prima persona in Parlamento. Fonderanno cioè delle leghe meridionali, all'epoca impazzava la Lega Nord, era proprio all'apogeo, in settentrione, che si proponeva il federalismo o la secessione, ecco, la stessa cosa volevano fare loro, delle leghe siciliane, campane, pugliesi, calabresi, che si proponessero la secessione del sud per farne una specie di repubblica delle banane nelle mani di Cosa Nostra e ricattare lo Stato facendo confluire i voti delle organizzazioni mafiose in questi partiti. Questa è la decisione che prendono. E infatti il 30 gennaio del 92 i mafiosi vengono condannati, tutti quanti. La reazione Tirrina è quella che avevano deciso un mese prima, e cioè uccidere i politici traditori. Fa una lista: Salvo Lima, Ignazio Salvo, Calogero Mannino, ministro del governo Andreotti, Martelli, ministro del governo Andreotti, Andò, ministro del governo Andreotti, Andreotti o i figli di Andreotti, e poi altri politici siciliani minori. Il primo lo fanno secco subito, Salvo Lima. La sentenza è di fine gennaio, Lima viene ucciso il 14 marzo. E poi iniziano a pedinare Mannino, facendogli intanto trovare dei crisantemi davanti alla porta di casa, una croce nera sullo studio, tanto perché non si faccia delle illusioni. Questi politici lo vengono a sapere che sono nella lista nera, perché incredibilmente questi propositi della mafia decisi a Enna qualche mese prima sono già a conoscenza di un neofascista che è detenuto a Bologna, coinvolto nelle indagini sui depistaggi della strage di Bologna. E quello scrive, si chiama Elio Ciolini, è un uomo legato ai servizi, scrive una lettera a un giudice dove gli dice: guardate che tra poco la mafia ucciderà dei ministri, forse Andreotti, che tra l'altro Andreotti era pure favorito per diventare il nuovo presidente della Repubblica perché c'era Cossiga in scadenza. Questa lettera viene portata al capo della polizia, il capo della polizia ovviamente avverte i politici minacciati, che ovviamente si chiudono in casa nella speranza che non tocchi a loro. Mannino è terrorizzato, sono tutti terrorizzati, lo sanno benissimo. Sono gente che ha avuto in qualche modo rapporti con la mafia o ha creato attese nella mafia e poi non ha saputo soddisfarle. A questo punto parte la trattativa. Oggi ci raccontano che la trattativa lo Stato l'ha fatta in buona fede per salvare tante vite umane ed evitare le stragi. La trattativa comincia prima ancora che inizino le stragi. Quando comincia? Quando i politici si sentono minacciato il loro culetto. La trattativa la fanno per salvare la pelle ai politici, non per salvare noi cittadini dalle stragi. Anzi, proprio facendo la trattativa, convincono Riina che le deve fare le stragi, perché più stragi farà,
più lo Stato sarà disposto a cedere per interromperle. È lo stesso discorso che si fa in questi giorni a proposito dell'Italia che, come al solito, paga i riscatti per liberare i propri prigionieri sequestrati dai terroristi islamici, no? Noi siamo l'unico paese che combatte i terroristi islamici pagandogli il riscatto ogni volta che rapiscono uno dei nostri ostaggi. Tant'è che continuano a rapircene di ostaggi, perché? Perché se paghiamo, è ovvio, conviene, no? Gli americani li lasciano morire i loro ostaggi, gli inglesi li lasciano morire i loro ostaggi, fanno anche brutta figura presso i loro cittadini perché dicono: ma perché non facciamo anche noi come gli italiani, che li salvano tutti pagando il riscatto? E giustamente Obama, Cameron, eccetera, rispondono: ma perché se paghiamo il riscatto di sequestri ce ne saranno 100 al posto di uno. Soltanto non pagando si stronca il fenomeno dei sequestri di persona. Quando in Italia c'erano le anonime sequestri in Aspromonte e in altri posti d'Italia, come l'abbiamo stroncata? Con la legge sul sequestro dei beni. Lo Stato impedisce ai parenti della vittima del sequestro di disporre dei loro soldi perché non paghino riscatto, anche a costo di far morire l'ostaggio. Perché? Perché non si deve cedere ovviamente al ricatto della criminalità, se no la criminalità ci guadagna. E lo Stato che fine fa? Sparisce. È la stessa decisione che fu presa quando fu sequestrato Aldo Moro. Craxi voleva trattare con le Brigate Rosse. Per fortuna Berlinguer e Zaccagnini non vollero trattare. Pensate che quanto sarebbe durato il terrorismo in più di quanto è durato se lo Stato avesse ceduto al ricatto delle Brigate Rosse, avesse riconosciuto le Brigate Rosse come interlocutore. Con la mafia questo ragionamento chissà perché non vale, per cui se la mafia minaccia di uccidere dei politici, i politici per salvarsi il culo mandano dei carabinieri a trattare con la mafia. La trattativa nasce per salvare il culo ai politici, non c'entrano niente le stragi che non sono ancora cominciate. Viene incaricato il ROS dei carabinieri. Il ROS dei carabinieri è naturalmente un'organizzazione, si chiama Reparto Operativo Speciale, sono militari addestrati perfettamente nella cattura dei latitanti, nelle investigazioni, sono un corpo speciale di eccellenza. Ci sono moltissimi ufficiali del ROS per bene che hanno servito lo Stato per tutta la loro vita rischiando la pelle per stipendi da fame. Purtroppo in quel periodo al vertice del ROS c'erano due signori che con lo Stato non avevano niente a che fare, se non per il fatto che prendevano lo stipendio dallo Stato, ma lavoravano per altri interessi. Questi signori si chiamano generale Subranni e colonnello Mori. Il colonnello Mori lo si è scoperto proprio in questi giorni grazie alle indagini che stanno facendo a Palermo. Vabbè, questo è breve, però è una specie di promemoria per dire che è già passato un quarto d'ora. Mezz'ora, mazzalo. No, non diciamo così. Lunga vita, Mori. Basta che non faccia più carriera, poi mi accontenterei che stesse a casa sua. Vabbè, dalle carte che hanno depositato oggi risulta che Mori, in realtà più che un carabiniere, è un uomo dei servizi segreti. Fin dal 1970, quando lavorava giovanissimo al SID del generale Maletti, e spiava i suoi superiori, faceva dei dossier insieme a Mino Pecorelli, cercava di reclutare della gente nella P2. Questo è quello che sostengono i magistrati nelle carte che hanno depositato in questi giorni. Poi a un certo punto è diventato il vicecomandante del ROS dei carabinieri dopo gli anni del terrorismo in cui aveva lavorato col generale Dalla Chiesa, e nel 92 è il numero 2 del ROS dei carabinieri, quindi è un ufficiale di polizia giudiziaria. Voi sapete che gli ufficiali di polizia giudiziaria devono riferire tutto quello che fanno non solo ai loro superiori, compreso il comandante generale dell'arma per le cose più importanti, ma devono riferire all'autorità giudiziaria, cioè ai magistrati. Invece
imbeccato da politici che non sappiamo ancora esattamente chi siano, o meglio abbiamo il sospetto su alcuni, ma altri ancora sono nell'ombra. Lui e il suo braccio destro, il capitano De Donno, prendono l'iniziativa di andare a parlare con Vito Ciancimino, che era, ve l'ho detto, politico dalla cintola in su, mafioso corleonese dalla cintola in giù, e che stava agli arresti domiciliari in un bellissimo appartamento dietro Piazza di Spagna a Roma. Nel mentre che si organizzano, e intanto Cosa Nostra continua a pedinare Mannino, c'è Giovanni Brusca mandato da Riina per far fuori Mannino, come hanno fatto fuori Lima, c'è la strage di Capaci. La strage di Capaci è una strage studiata apposta per colpire Andreotti, dato che non riuscivano ad ammazzarlo, perché era super protetto e super scortato, soprattutto dopo che avevano ucciso Lima, praticamente usciva pochissimo. Le immagini di Andreotti dopo il delitto Lima lo ritraggono spettrale, cadaverico, è un'altra persona, ha capito che Lima è stato ammazzato per lui. Però Andreotti, come vi ho detto, sta per diventare Presidente della Repubblica, e allora decidono di uccidere Falcone per dare un'altra mazzata ad Andreotti, nel cui governo Falcone lavorava. Uccidono Lima, uccidono Falcone. È chiaro, no? Che ce l'hanno con Andreotti. A quel punto Andreotti non è più candidato alla Presidenza della Repubblica, e due giorni dopo la strage di Capaci viene eletto Scalfaro. Sei giorni dopo la strage di Capaci, la strage di Capaci è il 23 maggio, il 29 maggio il capitano De Donno avvicina Massimo Ciancimino, che all'epoca era giovanissimo, figlio di Don Vito, e gli dice: parla con tuo padre perché vogliamo incontrarlo, organizza un incontro. Sei giorni dopo la strage di Capaci, un incontro con uno che è l'amico intimo di quelli che hanno fatto la strage di Capaci. Carabinieri che stringono mani insanguinate della strage di Capaci, mandati dai politici. Massimo Ciancimino va da suo padre prima di accettare si consulta con i suoi consulenti, anche Vito Ciancimino ha dei consulenti, uno per lo Stato e uno per la mafia. Per lo Stato un certo signor Franco, che non si è mai capito chi sia perché il figlio non sapeva come si chiamasse davvero. È un uomo dei servizi che segue Ciancimino Vito da 30 anni. Poi va dal suo consulente mafioso, che è Bernardo Provenzano. Ciancimino è più legato a Provenzano che a Riina, perché Provenzano è più politico, Riina è più testa calda. Tutti e due i suoi consulenti, Provenzano e il signor Franco, dicono a Ciancimino: vai e tratta. E Ciancimino inizia a trattare, facendo da intermediario ai carabinieri del Ross e Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, cioè i due capi della mafia. Tant'è che dopo qualche incontro si arriva al papello. I mafiosi capiscono che lo Stato vuole che finiscano le stragi, una ce n'è stata per il momento. Cosa può dare lo Stato in cambio? Riina prepara un promemoria, in siciliano si chiama papello, foglio di carta scritto a mano, 12 punti, con scritto le cose che chiede la mafia allo Stato in cambio della fine delle stragi. Che cosa può volere la mafia dallo Stato? Che smantelli tutte le leggi più pericolose per la mafia, cioè le leggi che consentono allo Stato di combatterla efficacemente, come si è visto nel Maxi processo. Quindi l'ergastolo, il mafioso all'ergastolo impazzisce. Sapere che non uscirà mai più vuol dire che non può più comandare. Quindi l'ergastolo è fonte di pentiti, perché uno, pur di non stare tutta la vita in galera, si pente per ottenere gli sconti, no?
Quindi è una fabbrica di pentiti, e i pentiti poi parlano e fanno arrestare altri che finiscono all'ergastolo, e per non finire all'ergastolo si pentono anche loro e ne fanno arrestare degli altri, non finisce mai, e la mafia di questo passo finisce. Via l'ergastolo, via la legge sui pentiti, via il sequestro dei beni, perché i soldi comunque ci tengono, una legge che consenta di dare dei premi anche a quelli che non si pentono ma si limitano a dissociarsi, a dire io non faccio più parte della mafia però non vi dico niente. Se gli dai un premio è ovvio che a nessuno verrà voglia di pentirsi, perché per pentirsi uno deve dire tutto quello che ha fatto lui e tutto quello che hanno fatto i suoi complici, e quindi mette a rischio la sua vita e quella di tutti i suoi familiari. Se invece basta dissociarsi, tutti si dissoceranno e eviteranno l'ergastolo. E poi soprattutto i mafiosi vogliono che venga smantellato una legge che è stata appena fatta per decreto dopo la strage di Capaci, il 41 bis. Dopo la strage di Capaci, il ministro Martelli e il ministro Scotti hanno fatto un decreto che stabilisce che i condannati per mafia non possono continuare a spadroneggiare nelle carceri del continente. Lucciardone era chiamato il Grand Hotel per la vita da nababbi che facevano i boss. No, devono essere presi, deportati a Asinara e Pianosa, nelle isole Alcatraz, chiusi a chiave e buttata via la chiave. Questo è il 41 bis. Non puoi parlare con nessuno. Se ti affacci alla finestra, gabbiani, mare e pesci, scogli, diventi matto. Questo decreto, datato 8 giugno, due settimane dopo la strage di Capaci, arriva in Parlamento. Voi sapete che per i decreti ci sono 2 mesi di tempo perché il Parlamento li converta in legge, altrimenti evaporano. Quindi 8 giugno, 8 luglio, 8 agosto. A quel punto un mafioso furbo come Riina deve stare fermo e zitto 2 mesi nella speranza che i politici non convertano in legge quel decreto. E infatti i politici si dimenticano di convertire in legge quel decreto. Passata l'emozione e l'indignazione della gente per la strage di Capaci, il Parlamento non traduce in legge il decreto sul 41 bis. Non è bastata nemmeno la morte di Falcone, della moglie e degli uomini della scorta per indurre una classe politica infame a fare finalmente una legge contro la mafia. La mettono su un binario morto e è morta lì. Basta aspettare che arrivi l'8 agosto ed è fatta per i mafiosi, almeno il 41 bis se lo risparmiano. Invece, che cosa fa Riina? Fa una bella strage il 19 luglio e uccide Borsellino, l'erede di Falcone, con una strage altrettanto spettacolare, facendo saltare in aria un'intera via, un'intera piazza. O Riina è scemo, oppure era talmente urgente l'eliminazione di Borsellino che valeva il prezzo di costringere ovviamente poi il Parlamento a convertire questo famoso 41 bis. E infatti, se vi ricordate i filmati del funerale di Borsellino, ci sono il capo dello Stato, il capo della polizia che rischiano di prendere botte dagli agenti e dal popolo palermitano nella cattedrale. Ci sono immagini drammatiche, Scalfaro che viene praticamente sollevato da terra e portato via mentre la gente cerca di mettergli le mani addosso. A lui, al capo della polizia, c'è Ayala che si frappone, alto, lungo, magro. La gente aveva capito esattamente con chi se la doveva prendere per la strage di Via D'Amelio, con gli uomini dello Stato. L'effetto della strage di Via D'Amelio è un'indignazione popolare al cubo che costringe il Parlamento a convertire in legge il decreto sul 41 bis. E la stessa notte i boss a centinaia vengono prelevati con gli elicotteri e portati a Pianosa e Asinara e lì sepolti vivi. Che cosa temeva
Rina da Borsellino, al punto di fargli accelerare una strage che sarebbe bastato attendere altre 2 settimane e il 41 bis sarebbe evaporato, non sarebbe mai entrato in vigore. Quello che stava scoprendo Borsellino. Su cosa? Sulla trattativa. Noi lo sappiamo perché Martelli se l'è ricordato un po' tardi, 15 anni dopo, ma se l'è ricordato che il Ross avvertì il ministro Martelli della trattativa in corso e Martelli, che era contrario, avvertì il ministro dell'interno Mancino, che non se lo ricorda o finge di non ricordarselo, e poi avvertì Borsellino. Quindi Borsellino venne a sapere praticamente in diretta che c'era la trattativa e lui faceva il magistrato, procuratore aggiunto a Palermo, titolare delle notizie di reato che arrivavano a Palermo, poteva aprire un'indagine, infatti l'ha aperta, indagava giorno e notte, interrogava, c'erano nuovi pentiti che avevano iniziato a collaborare indignati per la strage di Capaci, persino i mafiosi si erano indignati nel vedere quello che stava succedendo. Mutolo, Mannoia, altri. Borsellino indaga forsennatamente, segna tutto quello che sta scoprendo su un'agenda rossa dei carabinieri, perché lui aveva il culto dei carabinieri, era l'agenda dell'arma e se la portava sempre dietro, non parlava con nessuno per non mettere in pericolo altri familiari, collaboratori, nessuno sapeva quello che stava scoprendo, faceva tutto da solo. Incontra il ministro Mancino, che non se lo ricorda o finge di non ricordarselo, incontra il generale Mori, che dice che non si parlò di trattativa ma si parlò di altro, figuratevi, Borsellino sapeva della trattativa, parla con Mori, non gli parla della trattativa, 15 giorni dopo la morte di Falcone. Cosa poteva pensare Borsellino del fatto che pezzi dello Stato stavano trattando con la mafia che aveva appena ucciso Falcone? A parte che è un reato mettersi d'accordo con la mafia. Pensate quando ha saputo che c'erano dei carabinieri che lo stavano facendo, lui che aveva il culto dei carabinieri. Borsellino era monarchico, era di destra. Pensate che la moglie lo racconta, dice che una sera gli disse: ho scoperto che il generale Subranni ha rapporti con la mafia. Glielo disse mentre vomitava, letteralmente vomitava sul water. Questi sono gli ultimi giorni di Borsellino, dopodiché viene eliminato. Perché? Perché è un ostacolo, sta scoprendo la trattativa, da un giorno all'altro può spiccare mandati di cattura, può spiccare avvisi di garanzia, può smascherarla. La trattativa, se non è segreta, non si può più fare, è ovvio. Rina le stragi le ha fatte per fare la trattativa, ovviamente, per mettere lo Stato in ginocchio e costringerlo a cedere. Si sta giocando la pelle Rina su queste stragi e su questa trattativa. La trattativa è iniziata, arriva un rompicoglioni che si mette di traverso, viene eliminato. Ma chi è che avverte Rina che Borsellino sta scoprendo la trattativa? Come fa a saperlo Rina? Con chi parla Rina in quei giorni? Mica parla con Borsellino. Parla con gli uomini dello Stato che stanno facendo la trattativa con lui. Qualcuno di questi uomini dello Stato che stanno facendo la trattativa con Rina avverte Rina che Borsellino si è messo di traverso e praticamente ha firmato la sua condanna a morte. Poi Rina, appena sa che Borsellino si mette di traverso, rimuove l'ostacolo con la strage di Via D'Amelio, urgentissima, non si possono aspettare nemmeno 15 giorni. Del resto, scusate, ma per quale motivo dalla scena della strage sparisce l'agenda rossa? Ma voi avete presente che cosa succede quando c'è una strage? Provate a immaginarlo, no? C'è il cratere che fuma, i pezzi di vetro, le macchine che sono salite fino al sesto piano per il botto e sono ripiombate giù, ci sono dita, pezzi di cadavere, nasi, orecchie, pezzi di capelli, scalpi, carne che frigge sull'asfalto bruciato, transenne tutto intorno,
uomini dello Stato che stanno facendo i rilievi, la scientifica, uomini dei servizi, magistrati, poliziotti, carabinieri. C'è lo Stato nel perimetro della strage, non c'è il mafioso. C'è un uomo dello Stato che prende quella borsa nella macchina giusta e la dà ad un altro che da quella borsa estrae l'agenda giusta. Ce n'erano due di agende, quella grigia con gli appuntamenti viene lasciata e quella rossa con tutte le indagini fatte viene presa e fatta sparire. Perché? Perché se i magistrati entrano vivi, entrano in possesso dell'agenda di Borsellino morto, ricominciano le indagini da dove Borsellino le ha interrotte, allora la strage è completamente inutile. Che senso ha uccidere Borsellino e poi trasmettere i risultati delle sue indagini ai magistrati rimasti vivi? Quanti ne devi ammazzare poi per fermare la cadena? Non finisce più. Se invece l'agenda sparisce, nessuno saprà quello che ha scoperto Borsellino, infatti è quello che succede. Dato che non è finita, perché c'è il rischio che poi le indagini scoprano che cosa c'è dietro la strage. Voi sapete che cominci ad arrestare i mafiosi giusti, metti che uno di quelli che hanno fatto la strage ti racconti che cosa c'è dietro la strage, perché è stata fatta la strage, e a quel punto vengono fuori non solo i manovali, quelli che hanno imbottito l'auto di Tritolo, che l'hanno portata in via D'Amelio e l'hanno fatta esplodere, o quelli che gli hanno ordinato di farlo, ma metti caso che qualcuno sappia di più su chi ha avvertito Riina, su chi ha commissionato la strage di via D'Amelio da parte dello Stato, immediatamente viene giù tutto. E allora la polizia di Palermo fabbrica alcuni falsi pentiti, Scarantino, Candura e Andriotta, i quali vengono istruiti così bene a suon di botte, al punto da fargli imparare a memoria la loro piena confessione sul fatto che la strage l'hanno fatta loro. Il problema qual è? Tanto che non l'hanno fatta loro. Intanto che non sanno niente, non l'hanno fatta loro, quindi non sanno niente. Non potrebbero mai essere stati incaricati di fare una strage, perché sono degli sfigati, dei drogati, dei piccoli ladruncoli di auto, gente a cui Cosa Nostra non farebbe mai fare una strage. La strage di via D'Amelio è stata gestita dalla famiglia Graviano, cioè dai due fratelli che sono i capi del clan del quartiere Brancaccio, è stata eseguita materialmente dal loro killer prediletto, Gaspare Spatuzza. Che c'entrano questi tre sfigati? Niente. Però dicono di averla fatta loro, tutti e tre. Dicono cose convergenti, sanno un sacco di cose sulle stragi che non potrebbero sapere se non le avessero fatte loro. Naturalmente gli sono state imbeccate, gli sono state suggerite dagli investigatori della polizia, per cui quando vengono portati ai magistrati sono già formattati, confessano e danno dei particolari che solo chi ha fatto la strage o chi ha fatto le indagini sulla strage può conoscere, e riescono a fregarli. Vengono creduti dalla procura di Caltanissetta, dalla corte d'assise di Caltanissetta, dalla corte d'assise d'appello di Caltanissetta e dalla corte di Cassazione, che li condannano in tutte le istanze all'ergastolo, e si fanno 20 anni per una strage che non hanno mai fatto e che però hanno confessato. E così, orientando le indagini su questi tre e su altri, si risparmiano le indagini sui veri responsabili, che sono direttamente i fratelli Graviano, che hanno rapporti molto importanti con ambienti dei servizi e della politica. Non ve la faccio ancora molto lunga. Dopo la strage di via D'Amelio succede
che Cosa Nostra dà un segnale di buona volontà allo Stato. Dopo aver fatto il lavoro sporco di eliminare Borsellino, si decide anche che Rina non è più spendibile per gestire la trattativa con lo Stato. È molto più spendibile uno come Provenzano, che di fatto scarica Rina, consegna ai carabinieri del ROS delle mappe di Palermo, sempre tramite Ciancimino, col figlio che va a prendere le carte a fare da postino, no? Delle mappe della città di Palermo con dei cerchi rossi a biro intorno ad alcuni caseggiati dove potrebbe nascondersi Rina. E gli uomini del ROS, guidati dal capitano Ultimo, espertissimo in cattura dei latitanti, cominciano a cercarlo nei vari nascondigli. Tanto il padre di Ciancimino viene arrestato, che ha chiesto di parlare in commissione antimafia, e Violante ha detto: adesso lo facciamo parlare, adesso lo facciamo parlare, adesso lo convochiamo. Poi non lo convocherà mai, e alla fine dell'anno viene arrestato Ciancimino, così se gli veniva magari il grillo di parlare non lo sta a sentire nessuno, perché lo chiudono in una cella. E nel gennaio del 93, il 15 gennaio del 93, voi sapete che Rina, proprio in uno di quei nascondigli indicati da Provenzano sulle mappe, viene arrestato. Di fatto è stato consegnato da Provenzano. È un bel segnale di disponibilità da parte di Cosa Nostra nei confronti dello Stato consegnare il suo capo. Lo Stato invece è un po' in ritardo sul papello, praticamente non ha ancora fatto niente. E infatti nel maggio del 93 Cosa Nostra comincia a spazientirsi e a ricordare allo Stato che i patti si rispettano. Quali sono i promemoria che Cosa Nostra manda agli uomini dello Stato? Sono altre bombe, sono altre stragi. Prima tentano di fare secco Maurizio Costanzo, che faceva le trasmissioni antimafia con Santoro in via Fauro, è la prima bomba fuori dalla Sicilia, quartiere Parioli di Roma, e non ci riescono per una frazione di secondo. Poi alla fine di maggio c'è la strage dei Georgofili, con 5 morti e 12 feriti, tra cui una bambina morta di 50 giorni. E poi, visto che lo Stato continua a non fare niente, ci sono le due stragi in contemporanea, Milano, via Palestro, e Roma, le due basiliche. A quel punto lo Stato si muove, cacciano il capo delle carceri che applicava troppo rigidamente, secondo i mafiosi, il 41 bis, e ci mettono uno più morbido, che scrive al ministro Conso: bisogna togliere il 41 bis a qualche centinaio di mafiosi come segno di disponibilità e di dialogo. Il ministro Conso esegue, e contro il parere della Procura di Palermo, ai primi di novembre, toglie il 41 bis a 334 mafiosi, che dall'oggi al domani passano dal carcere duro al carcere normale, come se avessero rapinato una banca. A questo punto, stiamo parlando del governo Ciampi, ministro Conso alla giustizia, ministro Mancino all'interno, che dice di non essersi accorto di niente. Non si accorge mai di niente, non si ricorda mai niente, il ministro dell'interno. A questo punto è ovvio che i mafiosi non è che si possono accontentare di così poco, c'è un papello tanto da rispettare, 12 punti, hanno appena fatto il solletico al primo punto, quello del 41 bis, però è un governo tecnico, un governicchio provvisorio, balneare. Il governo Ciampi serve a portare l'Italia alle elezioni anticipate, quelle del 94, siamo alla fine del 93, mancano 3 mesi. È il massimo che può fare un governo tecnico senza maggioranza. Per il resto del papello ci vuole un governo forte, legittimato dal voto popolare, con una nuova classe politica. E infatti chi arriva? Arriva la notizia che Marcello Dell'Utri
sta lavorando a un nuovo partito. Non con Falonieri, non altri dirigenti della Fininvest, non Gianni Letta, che si erano sempre occupati di politica nel gruppo Fininvest, no, Marcello Dell'Utri, che si era sempre occupato di pubblicità, prima di Stallieri e di Cavalli e poi di pubblicità. Perché si dà alla politica proprio lui? Curiosamente è siciliano, palermitano, amico dei mafiosi, ha portato un capo mafia nella casa di Berlusconi per 2 anni, travestito da stalliere per proteggerlo dai sequestri di persona. Berlusconi ha fatto così: quando c'è un pericolo, invece di rivolgersi alle forze dell'ordine, chiama direttamente la mafia perché è più protettiva nei suoi confronti. E quindi un loro amico carissimo da 30 anni fonda un partito con i soldi e le televisioni di Berlusconi, immaginate i festeggiamenti di Cosa Nostra. Altro che le leghe meridionali che volevano fondare per fare le repubblichette lì nel sud. Questo è un partito che può vincere le elezioni a Roma, infatti le vince, infatti scompaiono le stragi, come per miracolo. Fine delle stragi. A fine gennaio del 94 Berlusconi annuncia nella famosa videocassetta Reti Unificate la discesa in campo. Il giorno dopo vengono arrestati tutti e due i fratelli Graviano, combinazione, e Spatuzza, che stava a Roma ad aspettare l'ordine per rifare la strage dell'Olimpico, visto che la prima era fallita, viene richiamato a Palermo perché non si spara più. Qualcuno dirà: è ovvio che Cosa Nostra scegliesse Forza Italia, cioè fondata da Dell'Utri, cioè, se vai sul sicuro, no? Magari gli piaceva il programma, per dire. Può essere. Secondo i magistrati c'è stato un accordo per buttare a mare le leghe meridionali che avevano fondato in tutto il sud, i mafiosi insieme a estremisti di destra e a gente della P2, e buttarsi su Forza Italia. Non è che si sono fidati della parola o del pedigree di Dell'Utri. Gli hanno mandato uno a prendere impegni. Chi è quell'uno? Vittorio Mangano, lo stalliere del 74. Nel 93-94 fa la spola fra Palermo e Milano 2 per incontrare Dell'Utri. Non è una mia illazione, c'è scritto nelle agende di Dell'Utri: 2 appuntamenti con Mangano il 2 novembre e il 30 novembre del 93. Le agende gliele hanno sequestrate in un processo per fatture false e ci hanno trovato Vittorio Mangano. Lui ha detto che era un omonimo, ma è difficile. Ci fosse un traffico di Vittori Mangani da Palermo a Milano 2 proprio in quei giorni, che si chiamassero tutti Vittorio Mangano quelli che andavano a trovare Dell'Utri da Palermo. Io non ci credo che era un omonimo, non so voi. Comunque molti mafiosi pentiti dicono che Vittorio Mangano faceva la spola ed era proprio lui. Cosa deve dire Vittorio Mangano? Deve ricordare gli impegni presi dal governo precedente. Papello. Papello, niente stragi. Niente papello, stragi. Molto chiaro, elementare. Torna a Palermo e dice: tutto a posto. Stai senza pensiero, come dicono in Gomorra. Lì non lo dicono perché parlano siciliano. Devo dire che pensieri alla mafia lo Stato non ne ha più procurati da allora. Anzi, abbiamo avuto una serie infinita, le troverete nel libro, di leggi pro-mafia che via via smantellavano pentiti, 41 bis, ergastolo, addirittura ci hanno provato con la dissociazione, sequestri dei beni, cose da pazzi. Pensate se fosse vero, come dicono i negazionisti, che non esiste il papello.
Ma come hanno fatto questi a interpretare così perfettamente i desideri della mafia se non avessero almeno avuto un foglio di carta sotto il naso? Io spero che ci sia il papello, altrimenti vorrebbe dire che abbiamo dei medium che leggono nel pensiero di Riina senza che nemmeno lui gliel'abbia spiegato. E non mi riferisco soltanto ai governi Berlusconi, perché in questi 20 anni non ha mica governato solo Berlusconi. Berlusconi ha governato tipo 12 anni e gli altri 8. E devo dire che sul papello si sono sempre trovati d'accordo, destra e sinistra. Era come se i governi si passassero le consegne, cioè il papello, l'uno con l'altro, dicendo: ragazzi, fate quel che volete nella prossima legislatura, ma questo mi raccomando, mi raccomando. E devo dire che questo funziona anche con il ragazzino, con il 39enne. Non so se avete notato, ma quello che doveva spaccare tutto, cambiare verso a tutto, rivoluzionare tutto, di mafia non parla mai. E soprattutto contro la mafia non fa nulla. Il che lo rende molto simpatico a Berlusconi, che infatti viene ricevuto continuamente a Palazzo Chigi, anche se è un pregiudicato che non può più mettere piede in Parlamento, però a Palazzo Chigi sì. E qualcuno magari mi dirà: ma hanno fatto la legge sul voto di scambio politico mafioso? Sei un bugiardo, vuoi negare un merito di Renzi. Questa è l'ultima cosa che vi racconto, perché secondo me è la prova del 9 che le consegne sono già state passate. Ad aprile abbiamo fatto una trasmissione di servizio pubblico, c'era tale Pina Picerno, incredibilmente responsabile legalità del PD, è la prossima candidata alle regionali in Campania, quindi tenetevi forte. Bene, questa signorina diceva che la legge sul voto di scambio era una mazzata decisiva contro la mafia e contro i politici collusi, e che i 5 Stelle che non l'avevano votata dovevano vergognarsi, e che naturalmente io, che dicevo che la legge faceva schifo, dovevo a mia volta vergognarmi. Io avevo parlato con degli esperti che si occupano di mafia prima di farmi un'opinione su quella legge. Mi avevano raccontato che quella legge era scritta apposta per essere inapplicabile, esattamente come la precedente legge sul voto di scambio. La precedente legge sul voto di scambio, quella fatta nel 92, stabiliva che il politico e il mafioso che si mettono d'accordo, perché il mafioso vende i suoi voti al politico, commettono reato se il politico i voti li cambia, li compra in cambio di soldi. Ora, a parte qualche demente, di solito il politico non li compra coi soldi i voti prima delle elezioni. Si fa votare dal mafioso e dopo lo ricompensa con favori, assunzioni, appalti, subappalti. Anche perché i mafiosi di soldi ne hanno più dei politici, quindi non hanno bisogno di soldi cash in cambio dei voti, hanno bisogno di appoggi dopo, lo fanno eleggere apposta il politico. Quindi voi capite che una legge fatta sul voto di scambio, che punisce soltanto quelli che lo scambio lo fanno per denaro, è una legge destinata a non punire quasi nessuno. Perché? Perché bisogna punire le altre utilità che ti promette il politico in cambio dei voti a te mafioso. E quindi per 20 anni, devo dire, tutto bene, hanno continuato a comprare voti, non con denaro, con altre utilità naturalmente, e a farla franca perché non era reato. Quest'anno, anche per impulso dei 5 Stelle, anche per impulso di quei giovani e inesperti e ingenui nuovi parlamentari del centro-sinistra che credevano di essere arrivati in Parlamento per cambiare verso, perché ci sono quelli che ci speravano, si è fatto un progetto di legge per dire: riempiamo quel buco che c'era nella legge del voto di scambio, mettiamo che è punito lo scambio del voto col mafioso in cambio di denaro e di altra utilità. Bastava una riga. Invece ci hanno inserito 2 o 3 codicilli. Uno
è per ridurre le pene. Ora, se uno vuole aggravare e inasprire un reato, l'ultima cosa che gli può venire in mente di fare è diminuire le pene rispetto a prima, e invece hanno diminuito le pene, per intanto. Poi ci hanno anche aggiunto che sì, è punito lo scambio dei voti in cambio di denaro o altra utilità, ma solo se il mafioso ha avvertito il politico che gli avrebbe procurato i voti utilizzando i mezzi intimidatori tipici delle organizzazioni mafiose. Ma che bisogno c'è di aggiungere questa roba? Perché l'hanno aggiunta? L'hanno aggiunta perché è impossibile provare che il mafioso ha avvertito il politico: guarda che ti procurerò i voti usando i metodi intimidatori tipici della mia organizzazione criminale. Intanto perché questa cosa non avviene, il mafioso non parla, il mafioso non ti spiega come ti procura i voti, ti dice: ti procuro i voti, punto. Secondo, il mafioso non usa metodi intimidatori per convincere la gente a votare per chi dice lui, perché è un mafioso e lo sanno tutti nel suo paese che è il mafioso, e quindi basta un'occhiata, basta un sorriso, basta un santino. Ma che bisogno ha di puntare la pistola alla tempia a qualcuno per dirgli: minchia, vota per Tistu, se no ti va da coppo? Ma è ovvio che lo faranno anche se glielo dici sorridendo. Il mafioso sorride, ti dice: che bei bambini, che bel negozio. Ti sta chiedendo il pizzo, ma ti dice: che bel negozio. Ti sta dicendo che ammazza tuo figlio e lo scioglie nell'acido se non voti per chi dice lui, ma ti dice: che bei bambini. Ancora una volta hanno fatto la legge per fare in modo che nessuno venisse punito. Abbiamo la prova del 9. C'era un processo a uno dei pochissimi idioti che i voti dal mafioso se li era comprati cash. Si chiama Antonello Antinoro, UDC, siciliano, consigliere regionale, amico di Cuffaro. Si incontra con un boss alla vigilia delle elezioni regionali del 2007, con una busta di 5.000 euro, e gliela dà, e purtroppo viene intercettato. Dopodiché il boss, il giorno prima delle elezioni, gli telefona sul cellulare e gli dice: tutto a posto. Cosa volete di più in un processo per mafia se non la prova della consegna dei soldi e la prova che l'altro ha trovato i voti? Funzionava persino la legge precedente, perché quello scemo aveva pagato coi soldi. E infatti con la legge precedente, quella col buco, Antinoro viene condannato a 6 anni in primo grado e a 6 anni in appello. Poi arriva la nuova legge, quella che doveva essere la mazzata contro i politici collusi. Proprio mentre il processo ad Antinoro arriva in Cassazione. La Cassazione vede la nuova legge e decide di applicarla perché è più favorevole della precedente. Ma non è una mazzata? Come fa a essere più favorevole se è una mazzata? O meglio, come fa a essere una mazzata se è più favorevole? Invece è più favorevole perché riduce le pene e perché stabilisce che il mafioso ad Antinoro non gli doveva dire soltanto tutto a posto, doveva pure dirgli: badi bene, onorevole, che io ho procurato i voti uno per uno utilizzando i metodi intimidatori della mia cosa. Purtroppo non gliel'ha detto. Se l'avvertivano magari glielo diceva, ma non l'avevano avvertito, non gliel'ha detto. E quindi che cosa è successo? La Cassazione ha annullato la condanna a 6 anni e ha rinviato a un nuovo processo che ovviamente finirà in prescrizione. La domanda è: ma possibile che da 22 anni ogni volta che fanno una legge sulla mafia si sbaglino? Possibile che ogni volta è uno scivolone, una distrazione, una disattenzione, una svista? È una svista aggiungere una frase che fa in modo che non venga punito nessuno? È una svista diminuire le pene? O è la prova A, che le consegne sono state passate e che la mafia non si tocca, B, che se si punisce seriamente il voto di scambio mafioso c'è gente che in certe regioni d'Italia non prende più un voto, nemmeno se si mette a sparare, perché l'unico modo che hanno per prendere i voti è quello di comprarseli dai mafiosi. Però c'hanno 39 anni,
fanno i selfie, fanno i tweet, cambia verso di qua, cambia verso di là, no? E il risultato è perfetta continuità, il Gattopardo. Cambiare tutto, le facce, le leggi, per non cambiare niente. E noi qua allocchiti ogni volta a domandarci, dice, si sono sbagliati un'altra volta, guarda che sfiga, anche stavolta non funziona, sembrava così bella sta legge, piaceva pure a Grasso, piaceva pure a Cantone, piaceva pure a Roberti, è andata male anche stavolta, speriamo la prossima, perché sicuramente volevano farla bene, eh? Ecco, noi dovremmo cominciare a entrare nell'ordine di idee che se le vogliono fare bene, le fanno bene. Se le fanno sempre male è perché le vogliono fare male. E perché sanno benissimo che se fanno una legge fatta bene contro la mafia ricomincia a sparare. E noi non siamo abituati a combattere la mafia. Noi mandiamo le armi ai curdi per combattere l'ISIS. Ma noi della nostra ISIS non ci occupiamo. Noi con la nostra ISIS ci trattiamo, noi la nostra ISIS la teniamo buona continuando a farle delle leggi per tenerla buona, salvo poi in campagna elettorale dire che non bisogna abbassare la guardia e che bisogna combattere la mafia. Io mi fiderò soltanto quando qualcuno dirà che bisogna sconfiggerla, non combatterla, combatterla sono capaci tutti a dirlo, a dire bisogna sconfiggerla e poi ci dà un tempo. Il tempo è già scaduto. La mafia dura da 200 anni, non c'è organizzazione criminale che duri da così tanto tempo. Perché dura da così tanto tempo? Perché la mafia fa la mafia, ma lo Stato non fa lo Stato. Ci sono servitori dello Stato che servono lo Stato e ci sono servitori dello Stato che servono la mafia. E questa è la ragione per cui la mafia dura e per cui la lotta dello Stato contro la mafia è un'espressione, è una parola, è uno slogan, è una frase, ma non esiste nella realtà. Perché se tutto lo Stato decidesse di combattere la mafia, lo Stato ha 350.000 forze dell'ordine, armate, più l'esercito. Le mafie tra mafia, Camorra, 'Ndrangheta e Sacra Corona hanno 30.000 affiliati. Vi pare possibile che un esercito 10 volte superiore non riesca ad avere ragione da 200 anni di un esercito di un decimo? Teniamole noi le armi, invece di mandarle ai curdi. O magari chiamiamo i curdi a combattere la mafia, magari loro ci riescono. Perché quando gli dici combattere, loro capiscono combattere, non trattare. O tratti o combatti, non ci sono possibilità di equivoci. O tratti o combatti. Il generale Mori che arresta Riina ma non perquisisce il covo, una svista, si è dimenticato, l'ha lasciato perquisire agli uomini di Provenzano. Tutte le carte che potevamo avere noi le hanno loro. L'anno dopo, guarda, leggete il Fatto di domani mattina. Nel 93, si è scoperta una cosa oggi, Nel 93 viene intercettato e segnalato Nitto Santapaolo, il capo della mafia stragista di Catania, in una casa vicino Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Era lì latitante. Un carabiniere tutto contento avverte il generale Mori che dice me ne occupo io. Il giorno dopo arrivano il capitano Ultimo con alcuni dei suoi uomini. E incredibilmente che cosa fanno? Un blitz in una casa a 50 metri da quella dove c'è Santa Paola. Non vanno nella casa giusta, vanno in quella sbagliata. Mettono tutti a ferro e a fuoco, prendono dei poveracci che non c'entrano niente, li mettono con la testa per terra, fanno un casino della Madonna con le sirene. Così nella casa di fianco ovviamente Santa Paola dalla finestra vede che è arrivata la polizia e si dà. I carabinieri hanno raccontato, quelli ultimi altri, hanno raccontato che si trovavano casualmente a passare in quella zona perché avevano appuntamenti di lavoro e guarda caso sono giusto passati davanti alla casa di Santa Paola a fare un po' di casino, così l'hanno fatto scappare.
Dopodiché nel 95, e chiudiamo il cerchio, un capo mafia, nipote di Piddu Madonia, Luigi Lardo, confida a un carabiniere che fa il suo mestiere, il colonnello Riccio, che sta per incontrare Provenzano in un casolare a Mezzoiuso vicino a Palermo. E allora che cosa fa il colonnello Riccio? Va dal generale Mori, che nel frattempo è stato premiato diventando comandante del ROS da vice che era, per quel po' di risultati che ha combinato con la mancata cattura di Provenzano e facendo scappare Santa Paola. Certi talenti vanno promossi. Diventato il capo del ROS, quindi gli dice: guarda che il 30 ottobre del 95 il mio confidente Luigi Lardo, mafioso di Caltanissetta, incontra Bernardo Provenzano in quel casolare. Ci appostiamo e lo prendiamo. Ci penso io. Fanno un servizio di osservazione a distanza, si chiama. Molto a distanza. Talmente a distanza che Provenzano arriva, fa la riunione con gli altri, se ne va e nessuno se lo fila. Un'altra sbadataggine del generale Mori, infatti al processo ha detto che è andata come è andata. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Del resto, dicono i suoi legali, c'era anche un gregge di pecore tra il punto di osservazione dei carabinieri e il casolare. Pareva brutto irrompere con un blitz, che magari qualche pecora si sarebbe spaventata. Sono pecore che muoiono di crepacuore per molto meno. Una botta di animalismo così sul momento. Dopo che uno ha combinato tutte quelle cazzate in un paese serio, lo degradano sulla pubblica piazza, lo mandano a dirigere il traffico in posti anche non troppo trafficati e basta, la piantiamo, no? Il capo del reparto operativo speciale non ne becchi uno, nemmeno se te lo immobilizzano davanti. Promosso capo del SISDE, capo del servizio segreto civile, da Berlusconi e ivi confermato dal centro-sinistra. Poi a un certo punto va in pensione, perché per fortuna a un certo punto anche questi vanno in pensione e la finiscono di fare danni. No, dopo la pensione bisogna dargli degli incarichi. Possiamo noi privarci di una professionalità di quel livello? Formigoni nomina Mori e il capitano De Donno capi dell'autority sulla sorveglianza della regolarità degli appalti di Expo 2015. Ma sembra una barzelletta, è vero. Avete visto come hanno sorvegliato? Li hanno arrestati tutti. Expo lo fanno a San Vittore. Tra San Vittore e Opera ci sarà un padiglione nell'ora d'aria di San Vittore e uno nel carcere di Opera, sotto la sorveglianza di Occhio di Lince. È fantastico. Possiamo pensare a una carriera di sviste, a una carriera di scivoloni, di distrazioni, di errori. Cambiamo il nostro punto di osservazione. Finiamola di dare la buona fede a gente che non se la merita. Partiamo dalla presunzione di malafede per chi ci ha traditi da 30-40 anni. E capiremo meglio quello che succede e soprattutto capiremo meglio anche che cosa dobbiamo fare per migliorare le cose. Noi dobbiamo tenerli sotto osservazione, questi signori. Noi, se sbagliano, dobbiamo informarci sulle origini del loro errore, perché spesse volte non è un errore, è una porcata voluta. In questi 22 anni tutte le leggi in materia di mafia sono state porcate volute. È ora che chi le ha fatte paghi le conseguenze. Altrimenti continueremo a rassegnarci al fatto di essere un paese a sovranità limitata, con tre regioni in mano alla criminalità organizzata, a cui l'Europa giustamente dice: dovete mettervi in regola, non potete avere il 40% dell'economia al nero. Io mi ricordo quando c'era Berlusconi, era fantastico, andò una volta in Europa e disse: non mi preoccupate per i conti dell'Italia, voi non lo sapete, ma abbiamo il 40% di nero, e lo disse vantandosene. Se noi siamo mica scemi, noi abbiamo il 40% di nero, quindi c'è un sacco di grasso ancora da grattare.
quelli lo guardarono e dissero: ah, 40% di nero, e voi pensate di stare in Europa con metà del paese in nero? Guardate che 40% di economia al nero vuol dire che ogni anno 150 miliardi di patrimoni mafiosi non si tassano, perché mica fanno fattura. Vuol dire che 150 miliardi o 170 miliardi di evasione fiscale va a vantaggio di chi le tasse non le paga, ma va in culo a chi le tasse le paga anche al posto loro. E poi 60 miliardi di corruzione. Fate il totale di questo nero e rendetevi conto di che cosa potrebbe fare uno che volesse veramente cambiare verso. Andare in questo enorme serbatoio di nero, dove ci sono 400 miliardi all'anno, mal contati, col cucchiaino, non c'è bisogno di andare col mestolo, basta il cucchiaino, tiri su, se recuperi il 10% c'hai 40 miliardi da spendere ogni anno. Ne stanno cercando le briciole, vendono le auto blu su eBay. Le auto blu su eBay, la spending review, le auto blu su eBay. Ne hanno vendute per 50.000 euro, ma che cazzo ce ne facciamo di 50.000 euro? Lo Stato italiano, io potrei accorgermene di 50.000 euro che entrano nel mio portafoglio, ma lo Stato italiano chi li vede 50.000 euro? Ma era una slide di Renzi, le auto blu su eBay, c'era scritto venghino signori venghino, ma vergognati. Ma c'è un serbatoio con 400 miliardi, con mafia, corruzione, evasione fiscale, e tu mi prendi per il culo con le auto blu su eBay? Ma abbi il coraggio di combattere la mafia, la camorra, l'andrangheta, la sacra corona unita, l'evasione fiscale, la corruzione, e tira su decine di miliardi, altro che le auto blu su eBay, altro che cacciare Cottarelli perché aveva fatto dei tagli troppo pericolosi, era arrivato addirittura a 8 miliardi. Qui siamo impazziti. Vedete l'attualità di questa storia? L'attualità di questa storia è che certi santuari non si possono toccare. Non li poteva toccare Andreotti, non li poteva toccare Berlusconi, non li poteva toccare il centro-sinistra, non li poteva toccare Monti, non li poteva toccare Enrico Letta, non li può toccare nemmeno il ragazzino col gelato. Non li può toccare nessuno. Però prendiamone atto di questa cosa, chiediamone conto a questi signori, perché altrimenti continueremo a farci abbindolare dal nuovo paravento che arriva, che si presenta sempre meglio, sempre più finto, sempre più cazzaro, sempre più tecnologico, sempre più chiacchierone, ma che poi alla prova dei fatti, là dove ci sarebbe da tirare su i soldi, io non sto facendo un discorso moralistico, a me non me ne importa niente dell'etica pubblica, questa la diamo già per spacciata. Io mi occupo di soldi, io dico: questi soldi li vogliamo prendere o vogliamo continuare a pagare noi per le tasse che questi non pagano? E questo dobbiamo decidere, è una questione di nostro interesse, dato che noi i conti li dobbiamo presentare perché l'Europa i falsi in bilancio li vede, là sono reato, mica come da noi. Se presentiamo conti falsi ci sbattono fuori. E per far tornare i conti, o continuano a rapinare noi che paghiamo le tasse, o cominciano a prendere i soldi dalle tasche dei delinquenti. Dobbiamo scegliere, vogliamo essere governati da chi prende i soldi dalle tasche dei delinquenti o da gente che continua a prenderli dalle nostre tasche sempre più vuote? Dobbiamo scegliere. Grazie. Io adesso, prima di lasciare la parola a qualcuno che volesse fare qualche domanda breve, qualche domanda flash, vorrei, però ci tengo molto a lasciare il microfono a Brizio Montinaro, che chiamo qua vicino per un intervento. Sì. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Brizio Montinaro,
fratello di Antonio. Mio fratello aveva 5 anni meno di me, 29 anni, ed era in quella strage a Capaci. Ovviamente stasera per me è una serata molto particolare, perché caro Marco, per circa 16 anni ho taciuto dopo la strage, per motivi molto complessi. Nel 2008 ho deciso di non tacere più e di andare in qualsiasi posto vengo chiamato per fare testimonianza. E anche stasera sono qui. E francamente non mi era mai capitato, ti ringrazio Mario di averlo fatto, di avermi invitato. Non mi era mai successo di, come dire, rivivere nella tua ricostruzione adamantina di questi 22 anni, una ricostruzione così compressa nel tempo, ma dilatata nelle mie sensazioni. È stato veramente un full immersion in un incubo straordinario, perché tutto quello che dici viene seguito da me e dai miei familiari in maniera quasi perversa, perché nelle tue ricostruzioni c'è la realtà di quello che è avvenuto in questo stato e di cui moltissima gente pensa che non sia avvenuto, perché questa è la cosa tragica del nostro paese. E allora sono qui con molto piacere, anche perché il 23 giugno ci siamo incontrati con Mario a Palazzo Gallone a Tricase, e faccio questo piccolo inciso insieme ad un altro giornalista, Giovanni Fasanella, il quale è venuto col generale Mori, e c'era la presenza di alcuni personaggi che sono i De Donno a Tricase. Poi da un articolo letto successivamente sul Gallo, se non sbaglio, capì che sottolineavano la parentela. Meno male che quella sera a Palazzo Gallone c'erano 15 persone, stasera invece siete in tanti. E io quella sera cercai di sottolineare, trattenendo, l'imbarazzo con il quale il giornalista si porteva a fianco il generale Mori cercando di sdoganarcelo. Feci un intervento, Marco, credimi, trattenendo una rabbia recondita. Tanto è vero che Fasanella dopo si complimentò con me dicendo che avevo detto delle cose molto pesanti ma con garbo. Ebbene, questa sera avrei voluto che ci fosse Fasanella qui, perché sentisse le tue parole e soprattutto che aprisse le orecchie e si vergognasse di essere venuto col generale Mori. Non perché il generale Mori non abbia diritto di difendere la sua posizione, di comunicare a chi che sia quello che vuole, però tra lo spaccato di storie che cercava di sdoganarci Fasanella per il tramite della presenza dei viso del generale Mori, che si poteva toccare con mano, questa sera invece io vi invito a toccare con mano la testimonianza di me, che vuole ricordare Giovanni Falcone, la moglie e i tre ragazzi insieme a mio fratello che sono morti, che è tutt'altra cosa. Allora, cosa dire stasera? Fare testimonianza su mio fratello la ritengo inutile per stasera, ma non perché sia inutile in quanto tale, ma perché sarebbe un fuoriscala. Mentre parlavi, riflettevo a quello che si può fare nel nostro piccolo, perché Marco, qui nel sud, qui in questa nostra realtà, francamente molte persone credono che la realtà sia lontana, anni luce, da tutto ciò che è il brodo protomafioso che poi determina quelle perversioni che portano alle stragi. E vorrei che si facesse lo sforzo questa sera di tradurre ciò che Marco ha detto
in questo veramente spaccato di 22 anni, che poi va prima della strage di Capaci e arriva ai nostri giorni, perché di questi giorni, no, è cogente la tematica della trattativa Stato e mafia. Questa trattativa anche secondo me c'è stata, perché Marco, ormai nel mondo dell'antimafia ci sono due gruppi di persone, coloro i quali che sono professionisti dell'antimafia e che tu conosci benissimo, ce ne sono tanti, e che vivono per apparire, e poi c'è un altro gruppo di persone che fa una battaglia costante, minuto per minuto, momento per momento, come Salvatore Borsellino, che è un mio carissimo amico, Benny Calasanzio, Gianluca Manca. Potrei citarvi decine e decine di persone che dal 2008 ho conosciuto e di cui sono fiero di fare percorsi, sia il giorno della giornata nazionale di Libera, ma anche in altri momenti dell'anno, quando è possibile incontrarci. Riflettete molto sui nostri luoghi e non dimenticate che l'altro giorno Motta ha dato centinaia di anni di galera a chi imperversava col pizzo sulle coste qui vicino, a nord di Otranto. Grazie. Grazie a te, Ezio. Ringrazio Fabrizio Montinaro. A questo punto diamoci quest'ordine, faremo qualche domanda. L'ordine è di essere brevissimi, altrimenti non ce la facciamo. Vorrei innanzitutto passare il microfono, magari mettiamoci qua, sì, c'è l'altro microfono qua. Salve, buonasera. Io vorrei portare la sua attenzione su tre argomenti, diciamo, per me sono ancora di attualità. Tre, sì. Uno sono degli eventi accaduti nei giorni in cui Bersani incontrava le parti sociali prima che i politici, sovvertendo un po' l'ordine. In quei giorni veniva incendiata la città della scienza di Napoli. Negli stessi istanti Grillo si trovava in un'ambasciata americana, forse, dico forse perché di quest'altra notizia non ho certezza, c'era anche Enrico Letta nel piano di sopra. Un'altra notizia di cui sono a conoscenza e di cui posso eventualmente citarle le fonti o inviargliele è che Vincenzo Calcara è un falso pentito e attualmente continua ad essere, diciamo, protetto, il pupillo della famiglia Borsellino. L'ultimo elemento è un argomento che sta molto a cuore a me, ma dovrebbe stare a cuore a tutti, perché il nostro Salento è ormai diventato una terra dei fuochi, non lo è soltanto da adesso, lo è da almeno 20 anni. Brava. Vorrei capire perché nessuno qui in Salento ne parla, nessuno parla delle giovani donne, dei giovani uomini che vogliono, ma persone anche giovanissime, anche ragazzi. E invece ne parlano i giornali che si trovano in Campania. Non ricordo adesso il nome del giornale, ma mi è arrivato il PDF, se vuole glielo mando. Proprio ieri parlava dell'incendio di materiale farmaceutico, rifiuti ospedalieri e altro. Grazie. Prego. Mi salvo perché vorrei che tu vedessi la scritta della mia maglietta. L'ho vista. Sì, no. Beh, io sono un'agenda rossa. A seguito di tutto quello che ha detto Marco questa sera, volevo aggiungere che a Palermo comunque c'è gente che sta rischiando di fare la stessa fine di Falcone e Borsellino e di quei ragazzi che sono morti insieme a loro. E questo è importantissimo. È importantissimo che oggi non solo teniamo conto di tutte quelle cose che ci ha spiegato benissimo Marco, ma dobbiamo muoverci anche da qui, dobbiamo sentire l'esigenza di prestare l'attenzione a quello che sta accadendo a Palermo, perché le minacce che sono arrivate fino all'altro ieri nell'ufficio del dottor Scarpinato non sono minacce del semplice mafioso, sono sicuramente chi è entrato dentro aveva
la tranquillità di poterci entrare. Non sono entrati i mafiosi nella stanza di Scarpinato per dirgli che sta andando troppo oltre. Volevo dirti, Marco, che quando è stato qui invece il generale Mori con Fasanella e anche col senatore Pellegrino a presentare il libro, sì, io invece al generale Mori gli ho detto che sinceramente lui mi fa schifo. Brava. E che l'unica divisa, una delle poche divise di carabiniere che io rispetto è quella del maresciallo Masi, che rischia invece il 30 di ottobre con una sentenza in Cassazione, rischia di essere radiato dall'arma. Perché? Perché ha osato denunciare gli ostacoli che ha dovuto, cioè che ha avuto nella cattura di Bernardo Provenzano prima nel 2001 e nella cattura di Matteo Messina Denaro, che come sappiamo è ancora latitante, perché anche quella è una latitanza garantita dallo Stato. Non solo. Attilio Manca, di cui ci ha parlato Brizio prima, sicuramente non sarebbe stato ammazzato se Provenzano non fosse stato garantito nella sua latitanza. Non avrebbero avuto motivo di ammazzare Attilio Manca. Quindi veramente ci sono tanti uomini e donne che stanno aspettando giustizia e verità, e noi abbiamo il dovere di sentirci noi fratelli di Antonio Montinaro, fratelli di Attilio Manca, fratelli di Saverio, fratelli di Renata Fonte, fratelli di Nino Di Matteo, fratelli di Roberto Scarpinato, di questi uomini che stanno lottando per la nostra libertà, quella che ci hanno rubato pezzo dopo pezzo, una libertà di scelta che non c'è più, come ci ha spiegato bene Marco prima. Grazie. Marco, io ho lanciato una petizione perché il maresciallo Masi venga restituito al reparto per la cattura dei latitanti. Vorrei chiederti se tu la vuoi sottoscrivere. Grazie. Io sono uno dei tanti ambientalisti, mi definisco combattente ambientalista. Ci sono buone notizie sulla Sarparea. Quando i cittadini ci mettono la faccia, ma in prima persona, e si interfacciano con le forze dell'ordine, con la magistratura, forse ci sarà un risveglio dei salentini. Il Salento non è solo pizzica pizzica, il Salento è la memoria dei nostri padri, dei nostri nonni, che per il riscatto sociale possiamo solo ricordare una figura, Giuseppe Di Vittorio. Allora, il Salento non è una terra di conquista, non è la terra vergine da strupare da parte delle multinazionali del malaffare. Io lascio a travaglio alcuni dei documenti di alcune associazioni di cui faccio parte per la lotta contro la corruzione. Queste sono alcune inchieste in corso. Non posso dire altro, saluto questa bella piazza di Corzano, è la seconda volta che vengo, mi sembra di riscoprire il paradiso. Questo paradiso non lo devono distruggere, il paesaggio si rispetta e si rispettano anche le persone. Allora, prima di decidere a Bruxelles, dovete parlare con le popolazioni locali. Noi siamo disponibili a difendere la nostra terra. Allora, alcuni interventi erano delle testimonianze più che delle domande, quindi non mi sento di aggiungere nulla, soprattutto gli ultimi due che ci hanno portato i casi, insomma, dello sfruttamento del territorio, i casi invece particolari del delitto Manca o del caso appunto del
Di Masi, eccetera, eccetera. Le minacce che hanno subito i magistrati di Palermo, ne avevo accennato anch'io, e voglio dire, il fatto che oggi Scarpinato abbia depositato quel popò di papello di accuse a Mori e a uomini dei servizi, diciamo che giustifica ampiamente il fatto che qualcuno si sia molto preoccupato e gli abbia mandato degli avvertimenti che giustamente sono stati definiti avvertimenti istituzionali, non sono certamente avvertimenti mafiosi quelli di qualcuno che si introduce nell'ufficio della Procura della Repubblica, del Procuratore Generale della Corte d'Appello, lasciando una busta con dentro minacce scritte tra l'altro in un italiano perfetto con citazioni latine. Per quanto riguarda il caso del pentito Calcara, che la signora che è intervenuta per prima ha definito falso pentito, non ho elementi né per dire che sia un vero pentito né che sia un falso pentito, lo stabiliranno i magistrati, non sono in grado di valutare con elementi migliori di quelli che hanno loro. Sul fatto del Salento terra dei fuochi ho letto delle cose, ce ne siamo occupati un paio di volte sul Fatto Quotidiano e quindi ce ne occuperemo ancora. La prima questione che ha posto la signora riguardava Bersani che faceva le consultazioni con le parti sociali prima che coi politici, l'incendio alla Città della Scienza di Napoli e la presenza di Grillo all'ambasciata americana. Io francamente fra i tre eventi non riesco a trovare un nesso, però non lo so, può essere che mi sfugga qualche particolare. Io credo che Bersani abbia fatto delle consultazioni un po' troppo ampie, ma che non riesco a capire che cosa c'entrino le consultazioni di Bersani con un incendio a Napoli e soprattutto con il fatto che Grillo ha accettato un invito dell'ambasciatore americano, che fino a prova contraria non è ancora Al Capone, e soprattutto andare a conoscere un ambasciatore per un leader politico credo che sia la cosa più normale di questo mondo. Dopodiché vi ringrazio ancora per questa partecipazione, anche per il fatto che abbiate resistito a questo freddo polare. Andiamo a scaldarci tutti quanti. Buonanotte.